Buongiorno a tutti, benvenuti a un altro appuntamento con il meglio e il peggio della voce VIP di questa settimana su Mantova 24. Parliamo ovviamente di elezioni 2013. Nel meglio possiamo dire solamente una cosa: per fortuna sono andate, non se ne poteva più. Beh, non è detto che abbiamo votato definitivamente, ma speriamo sinceramente che sia così. Nel peggio non possiamo che mettere l'esito delle elezioni. Gli italiani non hanno saputo decidere. Vabbè, si dirà pure che c'è stato un forte voto di protesta, che in Parlamento sono cambiate tantissime cose. Infatti abbiamo sentito dire che ci sono molte facce nuove, l'età media si è abbassata e ci sono molte donne. Vedremo se questa sia una cosa positiva o meno in base a come lavoreranno questi nuovi personaggi politici. Però c'è anche da dire che intanto gli esponenti dei partiti scomparsi dalla scena politica se ne vanno a casa con 6.500 euro di vitalizio. C'è da dire che Formigoni, dopo aver governato così bene in Lombardia, è stato promosso a senatore, che in Parlamento abbiamo ancora Scilipoti. E quindi viene un po' da domandarsi da dove arrivino questi voti, di chi siano. Insomma, tutto è cambiato, niente è cambiato. Alla fine, che cosa fare? Come sempre, come televisione di servizio, vi proponiamo due soluzioni. La soluzione A: gli stranieri possono acquistare il nostro Parlamento e prendersi anche in carico i beni culturali italiani con un forte investimento, in modo da ridare un aspetto dignitoso al Colosseo, a Pompei e alla dentiera di Anna Oxa. Non so se l'abbiate notata, stiamo parlando di dimensioni veramente inopportune. Oppure abbiamo la soluzione B: il Parlamento potrebbe diventare la struttura che ospita i nuovi esodati. Lo so, vi sareste aspettati che vi avrei proposto di tramutare il Parlamento in un night di quarto ordine o in una balera, ma a quel punto chi si sarebbe accorto della differenza? Appunto. Anche per questa settimana è desolatamente tutto. Io vi aspetto, come sempre, verso il fine settimana per il meglio e il peggio su Mantova 24 e per il borsino di Mantova 24 ogni mercoledì sulla Voce di Mantova. Da Ilaria Perfetti è tutto, alla prossima!